Amici di Tennis Stars, ci siamo anche oggi, come sempre, ore 18, anzi per dire la verità 18:02, quindi siamo un pelino in ritardo, ma non fa niente perché stavo parlando con l'ospite che vi presento subito. Tra l'altro è il numero 30 di 40, perché io volevo fare 40 interviste, ma so già che andrò oltre le 40, ma lui è la trentesima ed è con noi Vincenzo Santopadre. Ciao Vincenzo e grazie di essere con noi. Ciao Riccardo e buongiorno a tutti. Allora, ragazzi, oggi per chi è entrato e magari non ha il link sotto mano per condividere, perché ha detto cacchio, oggi c'è Vincenzo Santopadre, aspetta che avviso il mio amico, vi scrivo in chat il link della puntata di odierna, cioè quella di adesso, così potete subito condividerla, chiamare il vostro amico e dire vieni a vedere questa intervista che sarà sicuramente interessante. Vi scrivo nella chat. L'indirizzo è il link, eccolo qui. Perfetto. Poi, come sempre, vi do le coordinate e il sito internet di Tennis for Africa. Ho parlato ieri con Fabrizio, anzi, mi ha mandato un messaggio e mi ha detto: guarda, adesso c'è un po', ovviamente per via di questo periodo, c'è un po' di casino per far arrivare la merce e anche per riceverla. Quindi è meglio se aspettiamo un po', anche come dicevo ieri o l'altro ieri, per mandare il materiale, tanto fretta non ce n'è. Quindi poi comunque sul sito di Tennis for Africa trovate tutte le indicazioni, ma avete anche Fabrizio Caldarone come riferimento, lo trovate ad esempio su Facebook, quindi potete contattare direttamente lui o anche me. Quindi vi copio i riferimenti. Come sempre sapete che cerchiamo di dare una mano a chi sta un po' meno bene di noi, non come adesso che anche noi siamo un po' incasinati, ma loro sempre direi, perché sono sempre in una situazione in Africa un po' difficile. Quindi se abbiamo qualcosa di usato, palline, racchette, scarpe, magliette, qualsiasi cosa che possa servire è ben accetta, oppure anche una piccola donazione. Come vi ho detto, farò il libro, si chiamerà Zero Quarantena, di tutta questa storia che è nata, perché proprio come diceva Vincenzo, io non è che sono un giornalista né uno scrittore, ma magari dopo questo periodo, forse qualcosa farò e questo libro è proprio un inizio, perché questo periodo deve essere anche un periodo di, io non dico rinascita, perché un po' si azzererà un po' tutto quanto e questo. Ne parlerò anche con Vincenzo, anzi te lo dico subito, magari in questo periodo è un po', un mio amico faceva una riflessione e non so se sei d'accordo con me Vincenzo, magari vale anche per i giocatori, magari a livello fisico più che magari a livello tecnico, faceva un paragone su un Gran Premio, no? Magari tu sei in testa al Gran Premio e hai l'ultimo classificato che è un giro dietro di te, succede un incidente. Entra il safety car e ripartite tutti di nuovo, ok, nello stesso ordine, ma siete tutti vicini. Quindi è come se il corona fosse stata una safety, è entrata, ha messo tutti alla pari e adesso bisogna essere pronti a ripartire. Non so come la pensi, Vincenzo, e ti apro così, diciamo, questa chiacchierata fra di noi. Ah, bene, intanto grazie per l'invito, mi fa piacere. Mi hai messo molta pressione perché mi hai detto che sicuramente sarà una puntata interessante, però va bene, dai, mi piace giocare sotto pressione e poi dobbiamo farlo in due perché sei pure tu che mi devi fare le domande, quindi dobbiamo essere bravi in due, dobbiamo giocare in doppio, in coppia. Riguardo a quello che tu dici, mi trovo pienamente d'accordo perché credo che sia un momento importante. Forse più di altri momenti, perché è un momento diverso, un momento speciale, purtroppo non nel bene, nel senso che avremmo tutti ce lo saremmo evitato molto volentieri, però credo che sia capitato non per caso. Mi piace pensare che sia quasi un segnale perché magari non eravamo sufficientemente bravi noi a fermarci in questo modo, ma lo avremmo fatto. Certo, così è davvero tanto, però credo che da ogni situazione, da ogni momento, quindi anche in questa situazione, bisogna essere bravi a cercare di cogliere un qualcosa che ci possa migliorare. È ovvio che la salute è qualcosa di fondamentale, di prioritario, di vitale, per cui
Speriamo, ecco, dobbiamo stare tutti attenti in primis alla nostra salute e poi capire cosa si può fare per sfruttare anche questo momento così complicato. Tu hai detto bene di un gran premio, la stessa cosa capita anche nelle partite di tennis dove certe volte ci stanno delle cose che non dipendenti da noi, come può essere arriva a piovere, quindi il giocatore, lo sappiamo benissimo, deve allenare, deve sviluppare ed allenare le capacità di adattamento, no? In questo momento tutti quanti noi, vuoi non vuoi, dobbiamo riadattarci, reinventarci, abbiamo modo di allenare un po' la nostra, con i ritmi un pochino più bassi, la nostra pazienza, abbiamo modo di magari di fare anche un po' mente locale e di capire quello che veramente vogliamo fare. Possiamo in un certo senso, guarda, ti racconto un piccolo aneddoto. Anni fa Certo. mi trovavo in un Challenger a Vicenza, credo di ricordare bene, e ero con Gabrio Castrichella, tecnico della Federazione Italiana, un ragazzo di Velletri, e parlando, condividiamo delle cose. E parlavo del riscaldamento che fanno i giocatori prima del match e a me piace, abbiamo coniato una parola, è venuta fuori, che si usa molto lui mi ha detto che perché è più esperto di me di motociclismo, del settaggio, no? E il settaggio è quello dove tu registri un pochino tutti i tuoi livelli, hai modo di risettarti in tutto e per tutto. Ecco, mi viene da pensare che questo possa essere un momento diciamo, per controllare un po' i nostri valori, rimetterci un po', avere tempo, farlo con parecchio ossigeno al cervello, quindi, diciamo, a mente lucida, a mente fredda, probabilmente tutto diventa più chiaro per tutti. Vedi, prima ti ho detto che questa sarà una puntata interessante e non ho sbagliato di un centimetro perché sei già partito con delle bombe a mano, anche se non mi piace usare bombe perché è un linguaggio guerra, diciamo, però già che mi dici, questo è un periodo per capire un momento su quello che vogliamo fare perché abbiamo possibilità di prendere ossigeno, se secondo me è una cosa grandissima quella che hai detto perché è vero, abbiamo la possibilità di capire bene dove vogliamo andare. Vedo tanti, purtroppo, ma magari ognuno fa le sue scelte. Vedo tanti, tanto Netflix, tanto sole sui balconi, tanto, tante grigliate. Ma ragazzi, approfittate di questo momento per formarvi, studiate, leggete, apprendete capacità nuove, provate a fare, fate anche se non siete in grado. Guarda, io sono partito, non sono un giornalista. Non sapevo usare i webinar, non sapevo fare le grafiche, non sapevo usare una mail. Adesso, se è passato un mese, il webinar lo accendo, mi sono preparo le domande, mando le mailing list, faccio le grafiche in automatico. Cioè, non so se mi serviranno come istruttore. Il mio sogno è lavorare in una grande accademia, però molto probabilmente se vado a lavorare in un'accademia e cercano qualcuno che sappia usare un programma di grafica, un social, magari per fare qualcosa, ci sono pronto. Quindi fate qualcosa di diverso, non rimanete a guardare la natura che sta tra l'altro esplodendo, perché io sono di Trieste, Vincenzo, tra l'altro ti saluta Franco Vatovas, io sono di Trieste e il colore del mare così penso che non l'ho mai visto, si contano i sassolini sul fondo fino a tot metri dalla riva, cioè mai visto un colore del genere. Quindi qualcosa è stato utile. Mi è piaciuto, Vincenzo, quello che hai detto delle capacità di adattamento. Perché nell'intervista che ho fatto con Paolo Canè, che tu sicuramente conosci, lui diceva a Wimbledon con l'handle, se non pioveva, probabilmente quella partita la vincevo. Sì, diciamo che tra le tante cose che servono, tra i tanti ingredienti per una prestazione ottimale di un tennista, c'è ovviamente quella di sapersi adattare alle situazioni mutevoli. Per cui, e questo si allena sia in campo che fuori dal campo, perché se poi andiamo a vedere, il 99% di quello che sia in campo e quello che sia anche fuori, no? Per cui se troviamo un giocatore che fuori dal campo è particolarmente impaziente al ristorante, magari in attesa di ricevere un piatto, lo sarà probabilmente anche in un momento, anzi a maggior ragione in un momento dove c'è più tensione in campo, per
cui io credo che il fatto di essere bravi ad adattarsi a più situazioni che possono cambiare sia fondamentale. Ecco, tu l'hai detto, l'hai fatto con il tuo, non è questo evidentemente il tuo lavoro, ma è ovvio, è la tua passione, perché se no non saresti qui, non ti saresti, diciamo, reinventato e non avresti potuto sfruttare questo momento per fare qualcosa sempre attinente al tuo lavoro, ma comunque di, diciamo, di simile, ma al contempo di diverso. Per cui io penso che questo sia fondamentale, un po' come deve fare anche con un bravo maestro che secondo me nel momento in cui si forma deve essere bravo a svariare dalla lezione privata con il signore magari adulto al bambino che inizia a giocare, all'agonista, al preagonista, alla lezione di gruppo con tante persone in campo, con meno persone, più uno sviluppa cose diverse. Più si adatta, più impara, più conosce, insomma, credo che sia importante questo. D'altro, nel frattempo, tu tra le righe, ed ero convinto che questa era un'intervista potente, hai dato un'altra chicca, perché lui ha detto: se un giocatore, magari al ristorante, impaziente, forse probabilmente lo starà anche in campo. Cosa significa questa? Capacità ambientale, cioè guardare anche come il giocatore si comporta fuori dal campo, perché potrebbe essere che porti quella caratteristica anche all'interno, e magari andare a lavorare fuori dal campo, cioè in fila al ristorante, e dire: dai, tranquillo, tanto di fame non si muore, possiamo aspettare tranquillamente. Magari calmarlo in quella posizione fuori potrebbe essere che crei una modifica anche in campo. Non lo so, sto dicendo, però mi viene in mente quello che hai detto tu, cioè quello che hai detto tu, e lo prendo e ci faccio una considerazione. Non so se sei d'accordo. Sono d'accordissimo, nel senso è ovvio che adesso parlavamo di giocatori, quindi parlavamo di giocatori magari di alto livello, ma anche questo avviene a un livello più basso, quindi credo che questo rientri un po' anche ovviamente nelle proprie capacità personali, nelle proprie caratteristiche personali, ha a che fare con l'educazione ricevuta, con quello che uno ha visto e ha fatto e come, ecco, nelle capacità che uno ha anche di rapportarsi con gli altri e con se stesso. E quindi credo che, anche perché poi parliamoci chiaro, quando uno va in campo non è che si porta in campo una persona diversa, la persona che va in campo è la stessa che sta anche fuori dal campo. Ma spettacolo, ragazzi, io so già, devo prepararmi qua una risma di fogli, perché quando uno va in campo si porta lui stesso, non un altro. Quindi bellissima questa. No, poi ovvio, ci sono anche dei rarissimi casi di giocatori che magari si trasformano nel bene e nel male, per cui diciamo Certo. quando entri nel palcoscenico, però insomma, diciamo, generalizzando, è un po' così, penso non perché lo dico io, ma perché penso sia abbastanza palese e bisogna solamente avere la capacità di osservare per rendersi conto di questa. Sì, sono d'accordo. Giampaolo, che saluto, Pini, fa una considerazione corretta. Cioè, ad esempio, se non sei puntuale in allenamento, come arrivi in tempo sulla palla? Molto probabilmente avrai il mindset portato su: vabbè, dai, anche se arrivo 5 minuti tardi in campo, dici: dai, magari faccio quel passo in meno, e invece no. Quindi, bella la considerazione di Giampaolo. E poi ultima cosa, poi Vincenzo ti chiedo un'altra cosa sul fatto anche della capacità di adattamento, che bisogna essere capaci di adattarsi, magari sul veloce no, ma tu che amavi da terra sai benissimo che una palla potrebbe essere che rimbalzi non come stavi aspettandoti che rimbalzi, e quindi devi essere capace, ed una capacità coordinativa, di trasformare all'ultimo. Quindi fa parte delle capacità di adattamento che dicevi prima. Guarda, no, non volendo, probabilmente hai colto un episodio a me molto caro, nel senso che molto spesso a me piace vedere come reagiscono i giocatori nel momento in cui la palla rimbalza male, sia
nel colpo sia nella reazione dopo aver eseguito il colpo e a fine punto. Solitamente i giocatori vincenti, positivi, determinati, volenterosi, con tante buone qualità in quel momento, perché poi ci sono momenti e momenti, non siamo sempre uguali, perché ci sono tante cose che ci possono un po' far perdere gli equilibri e destabilizzare. Però se un giocatore, in un momento in cui la palla rimbalza male o prende la riga, è in grado di gestire quella situazione al meglio, vuol dire che secondo me è nel match, è pronto a performare, è pronto a vincere, diciamo è pronto. Viceversa, se un giocatore su un rimbalzo, diciamo, sballato, su una riga, quindi la palla che si velocizza, reagisce male, nel senso che non è pronto a giocarla, si piange addosso, subisce quel rimbalzo in maniera eccessiva, secondo me, denota una fiducia un po' latente, una poca propensione ad avere in quel momento una mentalità vincente. E quindi dall'altra parte, io che sono dall'altra parte della rete, cerco magari di osservare anche quello e anche da fuori dal campo cerco di capire, anche per capire come può andare il match e magari prendere anche forza da un atteggiamento, diciamo, non vincente dell'avversario. Bella sta cosa, dai, ti riporto in ristorante come se all'ingresso del ristorante ci fosse scritto carbonara e quando arrivi davanti al piatto di pasta ti dicono no, l'abbiamo finita. Quindi ti incazzi oppure dici dai, cosa c'è di altro? Allora, come risolviamo questa situazione? Perché può succedere. Senti Vincenzo, raccontami un po' invece te come hai cominciato il tennis, a che età, dove hai mosso i primi passi. Qual è stato? Parliamo anche un po' della tua carriera e poi parliamo anche di quella da coach, ovviamente. Ma voglio sapere anche la tua, perché c'è già, ovviamente ci sono già tantissime domande, ma qualcuna tocca anche quell'argomento che prima ti dicevo fuori onda, che volevo farti una domanda proprio su questa cosa qua, perché trovo delle analogie e magari qualcuno è già abituato a questa cosa, ma te la dico dopo. Dai, raccontami un po' di te. Allora, guarda, io nasco con delle buone capacità d'adattamento perché l'ho sviluppate quando ho iniziato a giocare a tennis al Circo Tennis Sant'Agnese a Roma, dove erano soci i miei genitori e dove le mie due sorelle facevano i corsi di tennis perché sono più grandi di me. Io all'epoca ero piccolo, 8 anni, non potevo fare i corsi perché ero troppo piccolo, perché all'epoca si iniziava più tardi e quindi andavo al circolo perché i miei genitori andavano lì e quindi c'erano, diciamo, dei tempi, dei ritmi diversi, non era tutto organizzato come adesso per i nostri figli che hanno tutto cadenzato le varie giornate. Per cui io avevo i miei amici al circolo e ho iniziato a giocare a tennis contro un muro. Il vantaggio che ho avuto è che il terreno di questo muro era pieno di sassi, c'erano tantissimi sassi, per cui spesso la palla rimbalzava male e quindi io dovevo sviluppare assolutamente delle capacità di adattamento e di riflesso, ma non l'ho fatto apposta, nel senso, nel tempo ho capito che sono stato fortunato ad imbattermi in quel muro perché tanto nel tempo ho capito che evidentemente avevo passione per quello che facevo perché ci passavo tante ore davanti e se non hai passione il muro, insomma, dopo un po' ti può risultare indigesto. E un po' perché ho sviluppato anche, ho dovuto necessariamente sviluppare un po' di fantasia nel giocare col muro perché mi inventavo le partite più impensabili e ho dovuto sviluppare una maggiore sensibilità perché la palla, se non la tiri bene, la palla non ti ritorna. Quindi non è un maestro, non è bravo e preciso come un maestro che ti rimette la palla sempre come vuoi. Per cui sono stato, secondo me, davvero fortunato. Quindi ho iniziato a 8 anni al Sant'Agnese da solo, poi a 10 anni ho iniziato a prendere le prime lezioni al tennis Lanciani. Perché c'era un maestro che era stato giocatore di calcio
era un giocatore di calcio di una squadra che allenava, che mio padre allenava, perché mio padre ha fatto il calciatore e poi un pochino ha fatto l'allenatore qua a Roma. E quindi questo signore che è Giorgio Lucchetti, che è diventato maestro, ha visto mio padre e gli ha detto: ah, perché non mi porti Vincenzo a Lanciani? Quindi sono andato 2 anni a Lanciani prima di approdare al Parioli. Fino a 13 anni, fino a Bertenghi dell'83, giocavo a tennis e a calcio, 3 volte a settimana a tennis e 3 volte a calcio. Mi piacevano entrambi gli sport tantissimo. A 13 anni ho fatto un provino al Parioli dopo la Lambertenghi. C'era la possibilità di andare là, però avrei dovuto giocare 5 volte a settimana a tennis, perché a 13 anni volevano, ecco, che i ragazzi giocassero di più. Per me è stato un momento, tra virgolette, complicato, perché ho dovuto fare una scelta tra due sport che mi piacevano tantissimo e avevo passione per entrambi. E ero davvero indeciso. Mi ricordo che chiesi a mio padre consiglio. Mio padre nella sua vita aveva fatto il calciatore, quindi avrebbe potuto tranquillamente dirmi di provare a seguire le sue orme, ma è stato secondo me eccezionale, perché mi ha dato forse il miglior consiglio che si può dare, che è quello di dire: guarda, fai quello che più ti piace. A me piacevano tutte e due, ma alla fine ho scelto il tennis. E così hai cominciato a muovere i primi passi. Mi piace questa cosa che hai detto della scelta, perché ogni tanto parlo con le persone e che devono magari operare delle scelte, e mi dicono: ma no, ma io non so cosa fare, non sono bravo nel fare le scelte. E io dico sempre: guarda che tutta la tua giornata è piena di scelte, da quando ti alzi a lavarti i denti con la mano destra e sinistra, ai vestiti che hai indosso. Questa mattina hai fatto una scelta. La strada che hai fatto per arrivare al posto di lavoro è una scelta, cioè siamo campioni del mondo in scelte, ma non ce ne accorgiamo. E nel tennis le scelte sono infinite, dall'attrezzatura che usi a se fare il dritto o rovescio in quel momento, a se fare l'incrociato lungo linea in quel momento. Quindi le scelte ne facciamo tantissime, e nel tennis sono portate all'estremo. Poi hai Però un conto fatto. è la scelta inconsapevole che subiamo, e un conto è la scelta consapevole, che è quello che veramente vogliamo, che veramente decidiamo. E poi penso che diciamo, tante volte uno si trova a dover fare una scelta tra due opzioni, evidentemente, no? E evidentemente tutte e due le opzioni hanno dei vantaggi e degli svantaggi. Messe sul piatto della bilancia, poi secondo me la vera abilità sta nel fatto di essere poi convinti di aver fatto la scelta giusta per continuare ad essere vincenti. Cerco di spiegarmi meglio. Se sono in campo e sono dubbioso su se fare servizio e volley o rimanere dietro, nel momento in cui faccio servizio e volley e l'avversario mi fa una risposta vincente, quello che non devo fare sicuramente è piangermi addosso e dire: ah, forse dovevo far rimanere dietro. No, assolutamente, ho preso la mia scelta, ho fatto bene, sono convinto che ho fatto la scelta migliore, perché l'ho ponderata, e vado avanti e metto un tassello in più, per cui magari la volta dopo posso rifarlo, posso non rifarlo, ma devo saper accettare quello che viene successivamente per poterlo vedere, ma sempre con la mentalità vincente. Certo, sono d'accordo, sì, assolutamente sì. Ogni scelta comporta una conseguenza, poi bisogna sapere accettare le conseguenze che ne derivano, come hai detto tu, no? Io posso scegliere di fare serve e voglia, e se mi passa è una conseguenza, poteva succedere, però non, come hai detto tu, cacchio, non è che dopo penso, cacchio, no, potevo fare servizio e rimanere sulla riga. No, bisogna essere convinti e portare le proprie scelte e accettare il fatto che magari dall'altra parte, nel caso del tennis, ci sia anche qualcuno che ha fatto un bel colpo e ti ha fatto il passante, quindi può succedere. Senti, poi hai fatto il junior, e quando è stato il momento in cui hai detto: ma guarda che farò il tennista come professione, che farò il tennista vero, cioè di agonista? Allora, guarda, ho completato gli studi liceali, ho fatto la maturità linguistica, poi nel 90, novembre 90 sono partito, ho fatto il militare,
E sono andato, diciamo che fino a quando ho fatto il liceo, per me il tennis che è nato come gioco e mi piace pensare che comunque anche se ne ho fatto ovviamente un lavoro, quindi fatto con la massima senso di responsabilità, la massima dedizione possibile, è comunque un gioco che poi è diventato un lavoro, però fino a che ho fatto il liceo era a tutti gli effetti una cosa che facevo responsabilmente, ma era secondario rispetto agli studi, almeno anche questa era diciamo, l'educazione che avevo ricevuto, per cui la scuola aveva la sua priorità. Ci sono arrivato nel tempo, piano piano, e credo che quello sia stato, secondo me, un bel vantaggio. È vero che rispetto adesso tutti quanti tendevano a fare ad avere delle tappe più rallentate rispetto a quello che è il cammino attuale. Io ho finito quindi il liceo, ho fatto un anno di militare e in quell'anno si era formato un gruppo all'Helios di Ostia con Giampaolo Coppo e ho iniziato ad andarmi ad allenare presso questo gruppo privato. Ero sempre tesserato al Parioli, dove sono stato per tanti anni prima di approdare alla Niene e quindi diciamo che a fine 90, a dicembre 90, siamo partiti con il gruppo di Giampaolo, più c'era il gruppo di Alberto Castellani, più alcuni ragazzi che si allenavano alle Pleiadi di Torino e abbiamo fatto 9 tornei consecutivi che prevedevano un satellite più un challenger in India, più un altro satellite in Malesia. Per cui quella è stata la prima volta che, diciamo, ho iniziato a provare a capire se mi piaceva o meno fare a il tennista professionista, quel mestiere, perché fino a quel momento lo avevo fatto, ma come non dico come svago perché sarebbe riduttivo, però lo facevo secondariamente rispetto alla scuola, quindi avevo fatto le mie esperienze, magari mi ricordo a 18 anni ero andato a fare un satellite in Spagna, nell'estate ho fatto i satelliti in Italia, però li facevo quando non c'era la scuola, per cui il mio lavoro principale non era il tennista, ma era lo studente. Quindi ci ho messo magari un annetto e mezzo, 2 anni, perché poi mi sono un po' barcamenato il primo anno, anno e mezzo tra tornei internazionali e attività, diciamo, nazionale, prima poi di iniziare a fare in maniera completa attività internazionale. Certo, hai detto una cosa interessante, cioè hai detto che cioè che una volta non si aveva, diciamo, tutta questa fretta di, diciamo, bruciare le tappe, no? Secondo te, come mai adesso c'è questa, diciamo, fretta, ma soprattutto non so se sei d'accordo con me, nel tennis femminile di avere già a una giovane, giovane età, già... ragazzi che siano nei primi 100, diciamo primi 200, c'è cioè questa fretta di arrivare, no? Anche magari lo stesso Matteo, ma anche adesso Sinner, che è un pelo più giovane, il campione, tutti che c'è questa fretta di tirare, perché c'è, diciamo, come nazione abbiamo voglia di tirare fuori un campione, o è proprio, dici, generalizzato questa cosa di avere questa fretta? Hai toccato un tema a me caro, nel senso io non lo so se forse sono troppo anziano, sono ancorato alle tradizioni, al passato, ma trovo questo modo attuale di interpretare a livello giovanile questo gioco assolutamente non condivisibile. Non mi piace per niente, c'è troppa attività. Prima era più facile perché c'era meno attività, i genitori probabilmente erano anche un pochino più tranquilli, si fidavano di più dei maestri. Adesso c'erano meno tornei, quindi c'erano meno anche interessi, diciamo, ci stanno adesso tanti interessi anche economici, per cui c'è fretta, tutti vogliono ottenere tutto e subito. I ragazzi giovani crescono con tanti, tra virgolette, vizi. Con un click riescono ad ottenere cose senza faticare. Io penso che le cose migliori, le cose più grandi, richiedano del tempo, richiedano fatica, richiedano costanza, richiedano pazienza e credo anche
che il tennis giovanile conti molto molto poco, anche perché credo che il tennis giovanile sia un gioco completamente diverso dal tennis professionistico. Cerco di spiegarmi meglio. Nel tennis giovanile a me piace pensare che, almeno per quello che vedo io, le partite il 90% delle volte si vincono perché è l'avversario che perde. Nel tennis professionistico le partite si vincono perché le vinci, le porti a casa, perché i punti li fai, li conquisti, giochi aggressivo, hai coraggio, audacia, sei propositivo. Nel tennis giovanile, se vuoi portare a casa il risultato, se vuoi portare a casa la partita, devi sempre tirare la palla di là. È sufficiente quello, forse il più delle volte. Però questo gioco che paga molto da ragazzini non paga quando cresci, per cui è una moneta con due facce, ok? È come se fossero due giochi diversi, per cui molte volte capita molto spesso che ragazzi che vincano tantissimo a livello giovanile possano trovare grandi difficoltà nel momento in cui devono crescere, magari iniziare a cambiare qualcosa, a fare il punto piuttosto che a non perderlo, che è diverso, sono due cose completamente diverse. Per cui, se è vero un pochino, secondo me, che nel tennis femminile ovviamente c'è una precocità maggiore, perché questo è quello che ci dice anche un po', che ci dicono anche le statistiche. Però le statistiche, per esempio, del tennis maschile e i dati parlano chiaro sul fatto che il giocatore si costruisce, si forma, e tutta quella che è l'attività giovanile deve essere concepita, a mio modesto parere, come una formazione. Bella sta cosa che hai detto, come sempre mi sono segnato delle cose e soprattutto hai detto mentre parlavi della differenza fra una volta e adesso, hai detto i genitori, le cose che mi sono balzate alle orecchie, non agli occhi, alle orecchie sono il fatto dei, hai detto, i genitori erano più tranquilli. Hai detto una cosa molto bella, che se ci sono dei maestri in ascolto, come lo sono io, per quello ti dicevo, ascoltate l'intervista perché vi portate via qualcosa, hai detto, i genitori erano più tranquilli e probabilmente rispetto adesso si fidavano più dei maestri. Questa è una grande cosa, ragazzi, una dritta, quindi se dovete pensare a dove insegnate il vostro circolo, lavorate sulla fiducia, cercate di ottenere la fiducia dei genitori e dopo ovviamente anche dei ragazzi, no? Forse in contemporanea, ancora meglio, no? Quindi questa cosa qua della fiducia me la sono scritta proprio in grande. Non ho il pennarello rosso alla Rino Tommasi, ma se ce l'avessi sicuramente lo circolavo in rosso. Senti, Vincenzo, poi tu ovviamente hai giocato ad alti livelli, no? Hai fatto Coppa Davis, hai giocato contro grandissimi giocatori come Kuerten, Norma, eccetera, eccetera. E una cosa che ti chiedo è, mi riallego a una domanda anche di uno spettatore perché ne stanno arrivando tante, io cerco di inserirle nel contesto. Magari quando si è professionisti si hanno magari dei periodi di infortunio, no? Magari qualcuno si fa male, non so, alla spalla, all'anca, sta fermo 3-6 mesi. Quindi potrebbe essere che uno che ha avuto un infortunio del genere, adesso che deve stare fermo questo periodo di inattività, sia tra virgolette avvantaggiato magari anche mentalmente perché già abituato a stare fermo per 6 mesi, l'ho già fatto, ma anche se magari per un altro motivo. Però può essere una differenza questa? Sì, secondo me è una. Questo è ovvio che se devi essere fortunato, questo è il momento migliore perché almeno non perdi i tornei mentre gli altri giocano. Perché poi una componente importante anche nell'attività di un agonista è quella di essere bravo nella programmazione, quindi nello scegliere i tornei, nel decidere quando giocare e quando non giocare. E è complicato farlo, è complicato spesso non giocare perché sei portato a giocare, perché il tennis ti dà sempre la chance ogni settimana
per cui ti viene da giocare pensando che magari guadagni punti, guadagni soldi, e questo secondo me dobbiamo stare, cioè nel senso un allenatore e un giocatore devono stare attenti a non cadere in tentazione, no? E credo che questo è quello che avviene un pochino anche nel tennis giovanile, per cui magari dal mio punto di vista dire a un mio allievo di 15 anni o 16 anni, guarda, forse è meglio che tu adesso il prossimo mese non giochi tornei, e magari quel bambino ovviamente fa più fatica rispetto a un ragazzo di 23 anni a capire che mentre gli altri giocano lui è meglio che si alleni. Quindi diciamo bisogna, ecco, già da piccoli iniziare a cercare di costruire una cultura sportiva il più possibile sana. È ovvio che nell'avere una cultura sportiva, secondo me, rientra anche il fatto, come dici tu, di pensare che da ogni situazione si può trarre qualcosa di buono. Da ogni situazione può nascere un'opportunità. Io, come sai, alleno Matteo Berrettini. Lui è un ragazzo che ai noi, ma neanche troppo ai noi, è stato più volte infortunato. E soprattutto quando sei infortunato, secondo me, a livello giovanile, fino a che anche non diventi un professionista con una buona classifica, ma anche se stai fermo 2 o 3 mesi, non succede assolutamente nulla, mentre magari a livello alto professionistico è ovvio, perdi punti, quindi insomma può essere un problema ben più grande. Però nel momento in cui Matteo come è successo spesso, si è infortunato e magari per un mese o 2 mesi, o addirittura una volta per 6 mesi non ha giocato, noi cosa abbiamo pensato? Che quello potesse essere un buon momento per lavorare maggiormente sugli arti superiori, se ti sei fatto male sotto, se lavorare, costruire un buon rovescio in back. Quando si è fatto male al polso sinistro non poteva fare il rovescio a due mani. Diciamo che cioè, ad essere pronti a capire che c'è qualcosa di positivo da poter fare, qualcosa si trova. Quindi da ogni situazione, secondo me, bisogna capire quali opportunità possono nascere. Certo, questo è che poi una mentalità del genere poi ti aiuta sicuramente anche in campo a costruirti, magari se quel giorno capisci che una cosa non ti funziona, magari a provare a trovare delle soluzioni, no? Quindi se hai una mentalità come dici tu, boh, sono fermo da una parte, ma come posso ottimizzare magari un'altra, ti può sicuramente essere d'aiuto anche in campo se quel giorno magari quei colpi non li senti o non ti funziona. Magari non quel giorno intero, ma in quel momento magari della partita. Esatto, tu devi essere sempre pronto e pronto ad andare avanti, per cui fai esperienza e tesoro del passato, ma lo accetti e provi a trovare soluzioni per andare avanti, perché comunque dire ok, mi sono fatto male alla caviglia, adesso come faccio? Adesso sto male, adesso non posso. È ovvio che a parole è facile, poi bisogna metterci ovviamente una buona forza di volontà, una grande determinazione e tante altre qualità, però per migliorarsi occorre fare questo. Poi ecco, bisogna avere sicuramente persone che ti aiutano in questo, e in più i ragazzi devono volerlo. Sì, esatto, c'è cioè, l'importanza di avere uno staff, ma poi se non mi ricordo in che puntata lo parlavo con un mental coach e gli chiedevo ma come hai visto dai giocatori l'approccio al mental coach? Ho detto beh c'è ancora un po' di, tra virgolette, riluttanza e poi giustamente lui mi ha detto tu puoi essere anche il più bravo mental coach al mondo, ma se dall'altra parte la persona non è pronta e ad aperto verso la tua figura fai grossa fatica magari ad aiutarlo, quindi la predisposizione della persona è sicuramente determinante. Eh sì, penso che sia così. Poi, ovvio, in tante situazioni bisogna capire dove sta l'equilibrio. Certo, da parte, ecco, dell'insegnante, l'insegnante bravo è quello che magari in tutti i modi prova e trova il modo di riuscire a stimolare, far appassionare, cerca una strada, poi ne prova un'altra, se vede che quella non funziona, capire bene chi è davanti, come poter, diciamo, sensibilizzare il tuo allievo. Penso che siano forse
proprio la cosa bella del nostro mestiere è che ogni volta abbiamo magari ogni allievo è differente da un altro, per cui c'è una capacità relazionale che bisogna mettere in atto, in pratica, e quindi penso che anche, ecco, ritorniamo anche un po' nel guadagnarsi la fiducia del nostro allievo o anche dei genitori, in quello che facciamo sia fondamentale. Cacchio, Siamo parte del nostro lavoro. di nuovo hai usato il concetto di fiducia. Senti, ti metto dentro un paio di domande che nel frattempo arrivano, per esempio quella di Federico Di Carlo, che è molto bella, che dice: se avessi avuto da giocatore come coach Vincenzo Santopadre, ora cosa gli raccomanderesti al giovane tennista Vincenzo? Lascia stare, è faticosissimo. È una vita d'inferno. No, no, guarda, io sono stato veramente fortunato perché ho avuto allenatori svariate, cioè da quando l'ho fatto professionalmente, in realtà ho avuto solo tre allenatori in tanti anni, quindi ho giocato professionalmente, diciamo, dal 91 fino al 2004, quindi in 13 anni. Ho avuto tre allenatori che sono stati Spezzi, Magnelli e Coppo. Prima ne avevo avuti altri al Circolo, al Parioli, però sono stato davvero fortunato perché ho avuto tutti bravissime persone, prima cosa come insegnanti, e validissimi tecnici, molto competenti, molto professionali, per cui non, ho avuto, secondo me, il meglio che potevo avere. Quindi, se avessi avuto Vincenzo come allenatore, non lo so, forse avrei fatto pure di peggio, non lo so. Come? Dico, se avessi avuto me come allenatore, forse avrei fatto pure di peggio, dico, non lo so. Però di certo, ecco, quello che ho fatto è avevo cercavo di ascoltare, avevo fiducia in quello che mi veniva detto. Boh, è ovvio che adesso se dovessi giocare una partita di tennis agonisticamente diciamo, ho delle competenze indubbiamente maggiori, ma perché comunque ho vissuto tantissime esperienze di cui spero di aver fatto tesoro, per cui probabilmente avrei più facilità a leggere una trama di gioco, a capire una tecnica, a sviluppare una tattica, a sentire meglio il mio fisico nel momento in cui faccio un esercizio di preparazione fisica. Quindi, diciamo, ho maggiore esperienza, ho maggiore conoscenze, per cui è ovvio che adesso è tutto più facile, però quando avevo 25 anni sicuramente non sarei stato in grado di allenarmi da solo, nel senso che poi l'ho fatto anche perché all'epoca c'era molto meno la figura del coach, c'era l'allenatore che seguiva un gruppo e non sempre, per cui è ovvio che erano tempi diversi. Tornando alla domanda, ecco, se io adesso fossi l'allenatore di Vincenzo quando giocava a tennis, non lo so, è curiosa, non so bene come rispondere, non so come se sarei entrato in contrasto con me stesso. Praticamente ti mandavi a quel paese, ti saresti mandato a quel paese da solo, circa, dai, circa. Senti, leggo un paio di domande. Ecco, questa di Franco si avvicina un po' a quello che hai detto tu, no? Il fatto dell'esperienza, di trasmettere al tuo giocatore l'esperienza. Quali sono le motivazioni o gli obiettivi che fin dall'esordio trasmetti ad un giocatore, un allievo? Cioè, sei tu che riesci a trasmettere la voglia, o trovi già, magari nel caso di Matteo, lui era già voglioso e tu l'hai accompagnato, tu ci hai messo dentro, dai, guarda che puoi arrivare, guarda che puoi fare, o lui era già, no, io posso fare, io posso arrivare, tu aiutami. Cioè, com'è stato, diciamo, il percorso? Ma guarda, lui riguardo, ecco, Matteo è un ragazzo parecchio equilibrato, per cui non c'è mai stato grande bisogno diciamo, di esortarlo o convincerlo che fosse bravo o altro. Quindi è sempre stato abbastanza equilibrato, per cui
sempre trovato di fronte a un ragazzo sia equilibrato sia molto determinato. È ovvio che per me una delle cose basilari di un atleta di alto livello è che abbia fame, che abbia stimolo, che abbia un grande stimolo. È importante che lo abbia più volte lui, perché l'allenatore e tutto il contorno, il team, i genitori, tutti ti possono aiutare a darti uno stimolo in più, però quando ce l'ha dentro il giocatore, secondo me, ne esce fuori un'altra pasta, un'altra performance, e anche perché il motore del progetto è sempre il giocatore. Poi tutti quelli che gli ruotano intorno possono aiutarlo a tirar fuori il meglio, però la base è sempre il giocatore. Con lui un lavoro, diciamo, di motivazionale, non è mai stato granché necessario, nel senso, ovviamente, come è normale che sia, ha avuto nella sua storia, nella sua carriera tennistica finora, dei normali momenti di, chiamiamoli, di scoramento, perché è normale che un atleta ce l'abbia, è normale che un atleta che si è infortunato più volte ce l'abbia. Pensiamo semplicemente a una cosa che probabilmente in tanti possono ricordarsi: lui, dopo aver fatto una cavalcata strepitosa nell'ultimo anno e mezzo, culminata con gli ottavi a Wimbledon, nel momento in cui riprende ad allenarsi si fa male per l'ennesima volta la caviglia, si prende un'istruzione quando proprio era al culmine, al top diciamo, del suo stato di forma, al suo best ranking. È ovvio che là può esserci un momento di scoramento, però anche là, se tu hai seminato bene, hai costruito una buona cultura sportiva, l'attimo di scoramento ci sta. È normale che ci sia, perché proprio uno vuol dire che ci tiene a quello che sta facendo, però poi trova anche la forza di reagire, di andare avanti, di fare tesoro e di cercare, come dicevo prima, un'opportunità per fare qualcosa di sempre migliore, di migliorarsi. Per cui con lui il lavoro, diciamo, di motivazionale sul fatto di raccontargli che era bravo, non c'è mai stato granché bisogno. È vero che sia io che lui siamo molto realistici, molto con i piedi per terra, per cui ci piace poco raccontarci qualcosa che va un po' sopra le righe. Siamo un po', diciamo, molto, molto attenti al sodo. Cioè, avete i sassi dentro le scarpe, ecco, io lo dico così, cioè avete i piedi di piombo, ecco. Sì, abbastanza. Senti, ti Poi, posso un. magari, ecco, l'allenatore, nel momento in cui ha davanti un allievo che magari è un allievo che è pronto a vedere che magari non è bravo, non è pronto ad allenare la sua mentalità vincente, è ovvio che deve fare un lavoro diverso, secondo me, rispetto a quello che magari faccio io con Matteo, ma là sta l'allenatore, perché l'allievo che hai è quello. L'allenatore può decidere di modularsi e di rapportarsi in maniera diversa. Certo, sì, assolutamente sì, no? Come hai detto tu, no? In base a chi hai di fronte devi essere capace di trasformarti. Per questo la figura dell'allenatore è una gran figura perché, come dicevi tu, la capacità di adattarsi alle varie situazioni, il bambino, l'allievo, l'adulto, la donna, anzi, a proposito delle donne, tu hai allenato anche Anastasia Barnett, no? Allora, qual è la differenza maggiore fra allenare un giocatore, un ragazzo e una ragazza? Cioè, cosa hai visto? Perché questa domanda l'ho fatta già nelle puntate precedenti e più di qualcuno mi ha risposto, anche Patricio Remondeghi, il fatto che le ragazze sono molto emozionali, hanno tanti sbalzi di umore. E allora io rispondo come lui: se l'ha detto lui che ne ha allenate tante bene, vuol dire che ha ragione lui. No, scherzi a parte, però io la vedo, non ho tantissime esperienze, nel senso, ne ho allenate di ragazze, però ho allenato più i maschi, però ho sempre pensato che fossero diversi, parecchio diversi, perché le ragazze, io adesso vado un pochino a generalizzare, però le ragazze, probabilmente nella fase di allenamento, riescono a dare forse anche qualcosina in più rispetto agli uomini. Riescono a darsi proprio in tutto e per tutto,
Però, come dice, come ha detto Pat, hanno, nel momento in cui vanno in campo nella prestazione del torneo, hanno degli sbalzi completamente diversi rispetto ad un uomo. L'uomo riesce a gestire molto meglio quella parte emozionale. Parlando, io un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa, parlavo con il mental coach che lavora insieme a noi. Di questa mia visione, questo mio pensiero, e lui mi ha reso partecipe che effettivamente l'uomo e la donna hanno proprio due modi diversi di vivere le situazioni, per cui è normale anche da parte dell'allenatore anche rapportarsi in maniera diversa con un uomo piuttosto che con una donna. Io credo che forse con le donne convenga in generale dire meno cose e cose anche magari se vogliamo tra virgolette un pochino più scolastiche, perché credo che sia forse quello il modo per incidere meglio, però ovviamente stiamo generalizzando, nel senso, Riccardo, io ti Certo. dico che fare, poi dipende sempre che carattere ha la persona che hai davanti, che sensibilità ha, quali sono le reazioni che ha in gara. Ecco, bisogna, come al solito, le cose bisogna conoscerle un pochino più a fondo per poi decidere come poter intervenire. Certo, devi viverle di persona e a stretto contatto. Senti, ti metto insieme due domande, una di Claudio e una di Angelo, che dice: oltre alla tua figura, di quante altre persone hai seguito Matteo durante i tornei e come si sta allenando adesso? Cioè, che programma adesso in questo periodo di stop? Allora, parto dalla seconda domanda. Lui si sta allenando non tantissimo dal punto di vista tennistico, gioca 3-4 volte a settimana, si trova in America adesso, in Florida, a Boca Raton. Ha l'opportunità, la fortuna di potersi allenare in un campo privato, per cui al momento sta bene là, sta a casa della fidanzata. Porta avanti come priorità la parte di prevenzione fisica, che ecco, aveva recuperato in pieno dall'infortunio che lo aveva messo KO, per cui avevamo deciso di non intraprendere la trasferta in Sud America, però era, diciamo, pronto per giocare in India un Wells, ma ovviamente non sarebbe potuto essere al 100%, per cui sta rafforzando e completando quella parte di prevenzione e sta facendo ovviamente anche un lavoro di mantenimento e di potenziamento fisico. E il terzo gradino ovviamente è quello tennistico, ma anche perché poi più avanti ovviamente ci sarà modo di giocare di più a tennis, e lui l'obiettivo è quello di riuscire ad essere pronto nel momento in cui si può riprendere a giocare, ad allenarsi con più costanza per poterlo fare qui in Europa. Per cui insomma sta andando avanti e penso che possa essere di nuovo in forma per quando riprenderanno i tornei. Per quanto riguarda invece la prima domanda, Riccardo, me la Quindi, ricordi team, gentilmente? di quante persone è composto il team che Ah, lo di segue? quanto... Allora, quando andiamo ai tornei, diciamo che negli anni è un po' cambiato perché si sono, diciamo che le sue esigenze diventavano man mano maggiori, per cui a me piace parlare di quello che pensiamo possono essere le sue esigenze, condividiamo in tutto e per tutto quello che c'è da fare, e poi negli anni il lavoro è un po' cambiato, per cui adesso negli anni anche lui adesso è colui che alla fine decide e si deve prendere la sua responsabilità, per cui ha dovuto sviluppare ovviamente una autonomia maggiore. Adesso quando andiamo ai tornei in genere ci sta l'allenatore più almeno il preparatore atletico o il fisioterapista, che è anche l'osteopata. Diciamo che sicuramente sono almeno due le figure presenti. Poi, come team, ovviamente siamo un team molto più largo, per cui c'è Craig O'Shaughnessy, che è colui che si occupa della parte del game plan, è uno statistico che ci aiuta con le statistiche. C'è Umberto Rian, che è il consulente tecnico della federazione, si è aggiunto da poco un maestro amico di Matteo, giovane, che lavorava con noi alla Round Tennis Academy, che si chiama Marco Culisano, e quindi collabora e era con noi
in America, purtroppo poi non si è giocato. C'è Roberto Squadrone, che è il preparatore atletico, che viene con una buona costanza. Si è aggiunto anche Francesco Bientinesi, che è un supporto per la preparazione atletica datoci gentilmente concesso dalla federazione, per cui c'è anche lui, e c'è Ramon Punzano, che è un osteopata e fisioterapista, che lo ha seguito nella trasferta di Melbourne, era con noi in America e garantisce un buon numero di settimane. In più c'è Stefano Massari, che è il mental coach, che solitamente non viene ai tornei, finora è venuto solo a due tornei, però magari ci sarà modo di venire anche a qualche torneo in futuro. È venuto solo a Stoccarda, dove Matteo ha vinto, e alle ATP Finals. E in più c'è Corrado Chabusnik, che è il manager di Matteo, che diciamo che nell'ultimo anno ha incrementato la sua presenza nei tornei con Matteo. Ah, bene, direi parecchie, parecchie persone. Stavo già per domandarti, il mental coach c'è? Sì, c'è, e anche una volta ha vinto un torneo, quindi portatelo più spesso. È da 6 anni ormai c'è il mental coach, Ah, venendo 2 giorni. ok. Senti, ritornando anche alla tua carriera di giocatore, no? Che così ti faccio anche un paio di domande del pubblico. Una te la faccio io e la mia te la aggiungo con una di Fabio. Allora, qual è stato il giocatore più forte che hai incontrato secondo te? Ma invece nei vari anni, quindi negli anni 90, nei 2000 e del giocatore di futuro, del futuro, qual è la caratteristica che era fondamentale o che faceva differenza negli anni 90, 2000 e del futuro? Allora, quello più forte, diciamo, ti dico quello che mi ha dato più fastidio, che Sì. quindi per me era il più forte, è stato Tim Hammann, perché a me dava fastidio che mi metteva pressione, che mi veniva avanti, e lui lo faceva, la sua forza era il serve and volley, era il presentarsi spesso a rete, e tra l'altro aveva anche la sua armonia, il suo modo di giocare, la sua compostezza, il suo stile, mi dava proprio l'impressione che quasi mi facesse lezione. Per cui io ci ho giocato più volte, ovviamente anche in anni precedenti, dove addirittura ho anche vinto. Ma diciamo che quando lui era giocatore, io ero più o meno giocatore, ed abbiamo giocato contro, ho sentito proprio che non, sai, in campo avevo la percezione che comunque, pur giocando bene, pur provando a fare io l'impossibile, a cercare soluzioni più disparate, mi imbattessi contro un muro, nel senso che vedevo che non gli davo proprio fastidio, e anzi era lui che lo, diciamo, non aveva difficoltà. Ecco, anche il modo in cui giocava, questo serve and volley pulito, sempre composto, i capelli composti, era quasi estenuante, perché mi sembrava, ecco, proprio come quando un maestro gioca con un allievo, gli fa lezione, è come se giocasse a ritmo ridotto. In realtà non giocava a ritmo ridotto, però l'impressione che dava era che avesse sempre la situazione sotto controllo, per cui di certo non brillava per potenza, ma almeno a me ha dato molto fastidio quando ci ho giocato e ci ho perso. Ok. Perché poi no, non è tanto la forza dei numeri, ma anche sono anche le caratteristiche che spesso danno più fastidio rispetto a quella che può essere una classifica. Per Sì. quanto riguarda l'evoluzione del gioco, diciamo che una cosa che sicuramente è rimasta invariata è il fatto che ci vuole una buona solidità, quella è rimasta invariata. È aumentata ovviamente il fatto di essere più completi nei colpi, è aumentata l'aggressività. Diciamo che prima era sufficiente avere, dico, forse un buon colpo di crusura, un bel dritto per poter essere, diciamo, tra virgolette, competitivi. Adesso, diciamo, sono talmente tante qualità che non possono mancare, per cui devi avere tanta aggressività, non devi avere
buchi. Ecco, fino a un paio d'anni fa Matteo, per esempio, aveva difficoltà dal lato sinistro con il rovescio, per cui diciamo, aveva un piccolo tallone di Achille che ha colmato, per cui se no non sarebbe riuscito a diventare quello che è adesso. Forse ecco, faccio un esempio: io ho giocato anche più volte, 3 volte con Berastegui, che è uno spagnolo che forse tanti ricorderanno, che ha fatto anche finale a Roland Garros. Ovviamente, diciamo, sono un po' chiacchiere da bar, ma era un giocatore che non cercava mai il punto col servizio, col rovescio faceva cose normali. Aveva un dritto devastante e io penso una fisicità, era piccolino ma aveva una velocità di piedi impressionante, però con quella velocità, con solidità e con un dritto devastante ha raggiunto la finale di Parigi. Ecco, rapportando il Berastategui di adesso dovrebbe essere molto più completo per poter fare finale a Parigi. Il giocatore che oggi fa finale a Parigi necessariamente deve essere molto più completo. Certo, risposta direi molto completa. Senti, allora vado a vedere un paio di domande così a bruciapelo. Gianpaolo ti chiede: è fondamentale essere stato un giocatore ad alto livello per fare il coach? Questa è una domanda che mi è stata fatta tante volte. La domanda, allora, secondo me non è fondamentale, però aiuta parecchio. Aiuto. Aiuta parecchio e poi forse che ecco, quello che va fatto, bisogna stare attenti, secondo me, perché se si pensa a se stessi, quindi se magari io ho giocato e per me era facile fare una cosa, non devo assolutamente pensare che deve essere facile per il mio allievo. Magari il vantaggio è quello di aver vissuto certe esperienze, aver vissuto certe emozioni, aver magari fatto quella, quindi poter capire un pochino meglio quello che può pensare il giocatore, che può sentire il giocatore nel momento in cui è in campo, perché magari lo abbiamo già vissuto in prima persona e quindi quando le cose le vivi in prima persona ovviamente sei avvantaggiato. È come io penso che in tutte le situazioni, se non l'hai vissuto in prima persona, puoi immaginare e quindi la forza di immaginazione probabilmente può essere inferiore rispetto a quello che uno l'ha vissuta e comunque ha una mentalità aperta e pronto a capire che magari ognuno di noi è fatto in maniera diversa, però avendola vissuta hai un vantaggio, secondo me. Bella questa, me la segno, che la forza di immaginazione può essere inferiore al vissuto. Allora, facendo un paragone con il calcio, trasformo un po' la domanda di Fabio. Sai che tipo nel calcio ci sono, c'è tipo Zamparini che cambia allenatore 1000 volte e quelli che magari hanno fiducia alla lunga. Nel tennis c'è magari tipo Nadal che è stato una vita con suo zio e magari qualcuno che cambia allenatori spesso. Tu come la vedi questa cosa all'interno del tennis? Io vedo che secondo me il giocatore deve sentire che è pronto ad ascoltare, deve sentire che l'allenatore gli trasmette qualcosa, che deve aver fiducia nell'allenatore, perché altrimenti il giocatore è meglio che cambi allenatore. Nel senso, io per come sono fatto io, sono un tranquillo, sono uno che non ha smanie che mette in discussione con facilità, diciamo, quello che mi viene detto, che mi veniva detto dagli allenatori, anzi, ovviamente uno deve valutare, ponderare, però se viene meno la fiducia del giocatore nell'allenatore, essendo poi ad alto livello un rapporto 1-1, quindi è diverso rispetto a uno sport di squadra, secondo me il giocatore deve cambiare allenatore e anche in fretta. È ovvio che quando invece si è giovani, secondo me, se si vuole costruire un qualcosa, bisogna avere tempo e avere pazienza. I tempi poi dopo cambiano, ovviamente, perché un conto magari adesso, se un giocatore che è 50 del mondo cambia allenatore, magari deve dare tempo al neo allenatore di conoscerlo, di capire come funziona, però insomma, non è che può dargli 5 anni dove non si trova bene, perché se no si gioca la carriera, per cui certo deve scoccare una scintilla, è un rapporto molto,
molto intimo tra coach e giocatore, per cui è una cosa che deve funzionare, ci deve stare empatia, ci deve stare di entrare in simbiosi. Non è una cosa assolutamente semplice, però i giocatori, se non sentono che qualcosa, un valore aggiunto, è bene che cambino. Poi è ovvio che se io giocatore ogni mese cambio allenatore, allora no, fermi tutti, mi devo mettere in discussione, forse sono io che non vado bene. È possibile che ogni volta quell'allenatore non va bene perché mi dice di giocare aggressivo, quello non va bene perché mi dice di giocare più conservativo, ma là forse il problema sono io che sono pronto diciamo, a dare la colpa all'allenatore, a non mettermi in discussione, a non mettermi in dubbio. Certo, tu hai parlato di rapporto intimo e questa è una domanda che te la faccio io, nel senso c'è mai stato, non so, magari un momento, un qualcosa che magari con, sai, tipo marito e moglie, con Matteo, no, guarda, ho ragione io, no, io, boh, va, fa culo e non vi parlavate più magari per, non so, per 3 ore, 4 ore, e dopo dai, comunque ti voglio bene e facevate la pace. No, guarda, con tutto che siamo due bei capoccioni, nel senso che siamo tutti e due abbastanza testardi, tra virgolette, però non è mai successo, ti devo dire proprio mai, non c'è mai stata questa problematica, perché forse entrambi ci rispettiamo molto e evidentemente anche caratterialmente non abbiamo mai avuto questi contrasti così profondi, non ci sono mai stati. Quindi diciamo che a letto nessuno dei due, uno con la gazzetta e quell'altro che fa che barba, sono che stufa, che barba, che stufa, che barba, Osando tipo, remoto. esatto, sì. No, Quindi guarda, andate. è solo un episodio. Ah, ecco, vedi. No, un episodio, ma in realtà non tale, dove, ma là, ecco, là, probabilmente, anzi, sicuramente ho fatto un errore io, dove giocava un challenger a Dallas, lui si stava lamentando tantissimo. E lui è uno molto abituato a guardare fuori dal campo, soprattutto nel momento in cui le cose non vanno benissimo. Io da un certo punto in poi, non volendo alimentare questa sua, diciamo, questo suo piangersi un pochino addosso, evitavo di guardarlo perché per me era un modo per aiutarlo e per stimolarlo, e lui è uscito dal campo. La cosa buona è che umanamente pensava che avesse fatto qualcosa per cui mi fossi arrabbiato, ma in realtà no, assolutamente non era quello, ma era per me era un provare a dargli un aiuto, per cui c'è stato da parte sua era rimasto forse un po' male, diciamo così, tra virgolette, che io non aveva percepito una sorta di distacco, ma in realtà il mio era un distacco voluto per provare ad aiutarlo. Quindi, Sì, diciamo, sì, c'è sì. stato Per questo piccolo episodio. spronarlo. Allora, ti faccio allora abbiamo due domande sul futuro, due domande sul adesso, due domande anche tecniche. Allora, cerco di raggrupparle. Allora, tu sei anche direttore tecnico della Rome Tennis Academy, no? Giusto? Esatto. Quindi Fabrizio ti chiede quali caratteristiche deve avere un giovane tennista per entrare a far parte del team e poi come gestite il periodo di transizione fra juniores e pro con i ragazzi giovani promesse come per esempio Flavio Coboglio o Matteo Gigante. Allora, guarda, il nostro progetto è sicuramente molto ambizioso perché speriamo e pensiamo di poter fare qualcosa di molto importante per noi e per i ragazzi e farlo tutti insieme. Ovviamente abbiamo una parte di ragazzi che ancora va a scuola e quindi giocano solo il pomeriggio e una parte di ragazzi che fa il full time e fa a tutti gli effetti del tennis la propria professione. Cerchiamo di inculcare la giusta mentalità sportiva, la giusta cultura, di trasmettere anche quei valori che lo sport può dare. Quindi, diciamo, è un progetto molto ambizioso. Cerchiamo di farlo in un contesto che pensiamo possa essere adeguato, visto che non ci sono soci, quindi l'Accademia in tutto e per tutto è un'attività che svolgiamo per gli agonisti.
Cerchiamo di far capire loro che cerchiamo di capire quelle che noi pensiamo possano essere le giuste esigenze di ogni singolo individuo. Per cui se Matteo Gigante e Fabio Capolli, che ad oggi sono probabilmente molto meritevoli di attenzione, perché in realtà le attenzioni le diamo a tutti, però devono avere un servizio magari diverso rispetto a quello che hanno avuto finora. Cerchiamo, perché pensiamo che per loro sia giunto quel momento, noi dobbiamo organizzarci e prospettargli un cambio di organizzazione. Questo credo che sia doveroso, sia giusto, corretto nei confronti dei ragazzi, e siamo anche in grado di dire: guarda, caro Flavio Cobolli, se tu sei arrivato a un certo punto, in questo momento hai bisogno di fare un determinato tipo di lavoro se vuoi ambire a traguardi maggiori, però qui non te lo possiamo offrire. Noi siamo in grado di dire anche quello. Finora non è mai successo, perché in realtà l'Accademia sta lì per quello, per offrire il miglior servizio possibile. E quindi, da che sicuramente tanti fanno parte di un gruppo, ad avere un gruppo un pochino più ristretto, per un domani magari avere anche un proprio coach personale, noi siamo in grado di dare quell'assistenza. Per cui cerchiamo di capire, ecco, di far combaciare quelle che sono le esigenze del giocatore, sperando che combacino con quelle che sono le esigenze che pensiamo noi. Certo, ma c'è una selezione per poter entrare dentro? Cioè, devi avere un livello di gioco oppure guardate il giocatore giocare, magari in partita? Guarda, sì, perché ovviamente la struttura è dotata di 8 campi, che saranno 9, ma i ragazzi sono parecchi, per cui diciamo che non pensiamo che per fare per ottenere dei risultati la qualità sia importante. Quindi il numero non può essere elevato dei ragazzi che stanno presso l'Accademia, per cui diciamo che per entrare bisogna, uno, avere un livello di gioco adeguato, due, fare una bella chiacchierata per condividere gli obiettivi, capire perché un ragazzo chiede di venire all'Accademia, capire cosa si aspetta dall'Accademia, capire cosa si aspetta lui dal suo tennis. Capire tante cose, che ecco, bisogna fare una bella chiacchierata per capire se ci sono i presupposti di un inserimento. Certo. Dopo aver fatto questa chiacchierata, si fa un periodo di prova, che è una prova per entrambi, per cui si cerca di capire se il contesto è adeguato, se il ragazzo si trova bene, se i maestri pensano che quel ragazzo abbia potenzialità per migliorarsi, abbia voglia, perché a volte può succedere anche che i ragazzi scelgono di fare, dicono di voler, gli piace magari l'idea di fare il tennista, ma poi non lo fanno. Succede molto spesso. Certo. Quindi noi diciamo, quello che vogliamo fare è non prendere in giro i ragazzi, e i ragazzi non si devono prendere in giro. Sì. Mi ricordo nei giorni scorsi con chi parlavo, ma diceva noi quando cerchiamo di fare il passaggio, cerchiamo più di trasmettergli il fatto che dovrà fare la professione del tennista, quindi fargli capire che diventerà una professione. E in tutto e per tutto, fuori dal campo e dentro il campo, no? Quindi Io penso che c'è un passaggio, e infatti noi quello che facciamo, quello che non ti ho detto, è che abbiamo anche un gruppo intermedio, nel senso ad alcuni dei ragazzi, se lo riteniamo opportuno, diamo la possibilità e prospettiamo l'idea di fare magari 2 volte a settimana di mattina, in base a quello che noi vediamo essere le loro capacità, la loro volontà, la loro determinazione. Anche perché credo che i passaggi vadano fatti gradualmente, nel senso, sia dal punto di vista fisico, mentale, di carichi di lavoro, insomma, fare salti tripli non credo che sia la soluzione ottimale. sì, è una sorta quasi di investimento, no? Dalla possibilità
a un ragazzo di crescere. Allora, due domande tecniche, anzi no, solo un attimo, chiedo ai spettatori che ci stanno seguendo se per un attimo potete fermarvi con le domande, se no altrimenti non, stiamo qua fino a mezzanotte, non riesco a farle tutte, soprattutto non riesco a selezionarle. Allora, due domande tecniche, le ho trovate, sono la fisicità imponente di Matteo dal punto di vista tecnico-tattico può portarlo ad utilizzare maggiormente l'open stance al posto del dritto classico in close? Ma dipende un po' dalla situazione, dal contesto, dall'azione di gioco, dipende da tante cose. È ovvio che se vai su una palla particolarmente lunga o particolarmente spostata a destra o a sinistra, vai in open. A me quando lui riesce a mettere a giocare in closed stance, a me piace molto perché riesce a trasferire probabilmente maggiormente il peso del Peso. suo corpo sulla palla. È ovvio che deve avere tempo, deve avere spazio, deve avere modo. Quindi una non esclude l'altra, cercando il più possibile di verticalizzare, che a me piace molto, infatti l'obiettivo è quello di riuscire a guadagnare sempre maggiormente la rete, è ovvio che closed forse è un pochino più semplice, a meno che uno non vada un po' diciamo in dinamica, in velocità, allora può anche farlo in open stance, però quando lui riesce a trasferire, diciamo a mettere piede sinistro avanti, insomma, fa parecchio male. Male, sì, questo No, qua fa bene l'abbiamo e fa male all'avversario. Fa bene. sì, lui fa bene, sì, e questo l'abbiamo già detto anche in altre puntate, anche con altri coach, il fatto della close stance, se riesci ad avere il tempo per trovarla in maniera corretta, è la posizione che ti permette di, oltre a metterci la rotazione busto-braccio, ma mettere anche il trasferimento del peso della palla. E questo l'ho sentito dire da Ljubicic, ma ve l'ho già detto a chi si sta seguendo, magari tu non lo sapevi. A Zagabria, quando uno gli ha chiesto una domanda, ma cosa gli hai cambiato a Federer? Ha detto, ma niente, cosa vuoi che cambia a Federer? Però gli ho consigliato che appena ha la possibilità di mettersi in close stance per trasferire il peso proprio sulla pallina, ma soprattutto avanzare e guadagnare campo e mettere pressione all'avversario, cosa che in open non riesce a fare tanto, ma proprio a livello di presenza fisica, anche ha detto lui. Sì, di Quindi, trasferimento del peso, di presenza, ma se tu pensi, se tu devi spingere una macchina che è rimasta in panne, tu per spingere ti metti in close praticamente, piede dietro e un po' davanti. sì, esatto, perché così, esatto, è vero, hai ragione. Bella questa cosa della macchina nel fango. Quindi, come allenamento, ragazzi, trovate una pozza, gli fate il fango, prendete una macchina e gliela fate spingere fuori. No, scherzo, ovviamente. Senti, è una domanda da tecnico questa. Come, un consiglio su come organizzare e allenare i primi tre passi per la ricerca della palla, se riesci a spiegarlo senza il campo. È come allenarlo, i primi tre passi si spera che siano anche gli ultimi tre passi, perché comunque dal centro del campo su una qualsiasi palla ci si arriva il più delle volte anche in due, secondo me, anche cambia solo l'ampiezza del passo, però diciamo che insomma, a meno che uno non è alto 1,20, se deve andare a coprire una palla che rimbalza nel corridoio, con due passi dal centro del campo si riesce ad arrivare su quella palla. Quindi provate a farlo, a volte si può fare a provare a farlo anche camminando, perché sei costretto ad ottimizzare il passo, non puoi fare troppi passi. Credo che la tecnica di spostamento sia anche quella molto importante. Diciamo che in passato la tecnica veniva associata molto di più al momento dell'impatto alla mano, ma in realtà c'è la tecnica di spostamento degli arti inferiori che secondo me è fondamentale soprattutto per essere performanti, per poter giocare a una velocità alta, a una velocità della palla alta. È vitale. Quindi diciamo che con una buona tecnica di spostamento ti sembra che la palla avversaria sia molto più lenta.
perché tu in realtà ottimizzi gli spazi. Segnatevela questa, vi do 10 secondi per segnarvela. Ah. Con la tecnica di spostamenti corretti la palla è sempre più lenta. Questa me la segno anch'io. Tecnica spostamenti. Palla. Diciamo, questo poi è ovvio che uno deve muoversi, aspetta, concludo, se no è incompleto, anche in anticipo con gli arti superiori, perché devono andare di pari passo. Guarda, ma questi test, se li fate con i bambini o anche con un adulto che non sia molto bravo, vi accorgerete come cambia tutto, nel senso come abbiano molta più facilità, se loro se ne accorgono con grandissima facilità. Per cui se a un adulto gli tirate una palla spostata e gli dici ok, arrivaci solo con due passi e prima di farlo gli fate mettere già, gli fate ruotare il tronco, quindi già con la preparazione effettuata diventa un automatismo, cioè ovviamente deve diventare un automatismo e si accorgerà che ha molto più tempo per colpire la palla. Certo, sono pienamente d'accordo con te. Facciamo due domande sul futuro e poi le ultime di Fabio, che sono belle come sempre. Cosa manca? Anzi, allora, prima facciamo questa. Quali sono gli obiettivi tecnico-tattici del gioco di Matteo che avete prefissato per le prossime stagioni? E quindi cosa gli manca per entrare nei top 5, ad esempio? Secondo te? Allora, cosa gli manca? Ma non lo so quant'è, 1.000 punti, non lo so, non l'ho visto, non so bene. No. Allora, per fortuna, degli obiettivi tecnici e tattici ci sono e quindi questa è una buona notizia. Tatticamente, l'ho detto prima, mi piacerebbe che sviluppasse ancora di più un tennis che lo porti più spesso a rete. Quindi tatticamente già ci stiamo lavorando già da un pochino e vediamo cosa succederà in futuro. Dal punto di vista tecnico non so se c'è una cosa ecco, specifica, però stiamo lavorando sul diritto a sventaglio, stiamo lavorando ovviamente anche su delle accortezze sul rovescio che abbiamo lavorato tantissimo. Guarda, tra tutte le cose, tecnicamente forse il colpo che negli anni abbiamo lavorato meno, abbiamo toccato meno, è stato il dritto. Lo ha modificato ovviamente nel corso degli anni un pochino, ma se andiamo a vedere il suo dritto di magari di 4 anni fa, è meno diverso rispetto al dritto attuale di quanto non possa essere il rovescio del servizio. Sul rovescio e sul servizio abbiamo dedicato tantissima parte per completarlo tecnicamente. Aspetta, da 1 a 10, quanto fai coaching durante le partite? Risposta onesta. Zero, zero. No, guarda, prima, in passato molto di più, diciamo che anche noi cerchiamo di migliorarci, nel senso poi ovviamente adesso è arrivato a giocare a un livello talmente alto, dove è anche, diciamo, a parte, non è giusto farlo, ma detto questo è ovvio che qualsiasi allenatore, ma anche con un semplice applauso, con un semplice dai, detto in un certo modo, o con una basta una parola, perché alle volte basta una parola, perché poi quando c'è un linguaggio comune non occorre parlare chissà quanto. Quindi diciamo che un pochino si fa, ma non Matteo è piuttosto bravo a leggere le situazioni, a leggere le varie tattiche, le varie correzioni da dover apportare durante la partita, per cui in realtà non ha questa grandissima necessità, è abbastanza lucido nelle sue analisi. Che giocatore del passato avresti voluto allenare e quale del futuro? Giocatore del passato.
Del passato, un passato passato, dici tanto passato. Sì, no, vai a Borg, McEnroe, Connors, quei personaggi lì, Decker. Questa è una bella domanda. Allora ti dico, a me piacciono i giocatori che sappiano fare più cose possibili, cioè abbastanza scontata come risposta, però quelli che possano avere molteplici soluzioni tattiche. A me piace molto la tattica, il saper leggere la situazione. A me piace pensare che il tennis sia uno sport molto tattico, per cui è molto anche sul viverlo intensamente, per cui mi piace come idea allenare un giocatore che possa essere diciamo un marpione tatticamente e che possa essere anche molto, se vogliamo, passionale, ecco, usiamo questo termine, un giocatore che abbia tanta energia anche che la faccia vedere. Ecco, i giocatori freddi sono quelli che mi piacciono un po' di meno, però insomma, poi ognuno è fatto a modo proprio e quello che poi deve fare è cercare di tirar fuori il meglio quando è in campo. Certo, ma noi vogliamo il nome, sbilanciati col nome. Ma guarda, ti dico, forse un McEnroe era un po' troppo sopra le righe, però era un giocatore che mi dava l'idea che in campo era sempre vivo, era sempre cazzuto, che stesse bello pronto. Ecco, sì, un McEnroe, sì, perché no, una personalità forte. Ecco, a me piacciono i giocatori con una buona personalità. Di Col carattere. adesso quelli che mi piacciono di più sono, vabbè, scontato, Federer e Fognini, per esempio. Mi piace molto Fabio per le sue caratteristiche. È ovvio che nelle sue caratteristiche rientra anche quella sua difficoltà a gestire certe emozioni, no? Però ecco, è un giocatore che mi piace tantissimo per come gioca e anche per come poi è fuori dal campo. Ah, ecco, vedi, che poi magari dice, Fognini come si compone magari fuori dal campo è un pezzo di pane, come sembra che sia, Sì, io non lo... beh, ecco, quello sicuramente è importante, nel senso pensare di allenare un giocatore che poi dopo caratterialmente fuori dal campo non ti fa impazzire, cioè va in difficoltà, ecco, là entrerei, sì, non mi piacerebbe. È duretta, hai detto una cosa adesso che rispondevi e mi collego con una domanda. E mentre parlavi di che ti piacciono i giocatori che usano la tattica, no? Che il tennis è uno sport tattico. Il fatto adesso che si sia velocizzato un po', sempre se secondo te si è velocizzato, magari toglie un po' questa variante, questo uso della tattica, si usa un po' di meno la tattica. Non mi ricordo chi nell'intervista diceva, soprattutto nel femminile, adesso la tattica si è un po' persa, sparano bombarde, cercano di tirare il più forte possibile, ma di tattica si è persa un po'. È ovvio, sì, sono d'accordo, nel senso che c'è meno possibilità di manovrare, ci sono molti più punti che finiscono in fretta, perché comunque col servizio e la risposta sono ovviamente hanno ormai un'importanza vitale. Però detto questo, cioè, la tattica esiste ancora, è ovvio che il fine è sempre lo stesso. Conquistare lo spazio, rubare il tempo, quindi è un gioco spazio-tempo, devi tirare semplice, cioè ricordiamoci sempre che devi tirare la palla dove non c'è l'avversario per non farcela arrivare alla fine della fiera, no? O metterlo nelle condizioni di sbagliare. Quindi per far questo posso sfruttare il tempo o lo spazio. Diciamo che di base, semplificando, è questa il gioco del tennis si riduce a questo. Certo, sì. Comunque, nel frattempo, Riccardo, ero curioso perché a fine anno, cioè, anzi, a inizio anno, con tutto che la preparazione è stata molto breve anche quest'anno,
come sempre ci siamo seduti a tavolino, no, con Matteo e abbiamo tirato fuori quelli che potevano essere condivisi, diciamo, degli spunti, delle cose di miglioramento, no? Guarda, io ti faccio, ce ne sono ancora tante, guarda, ce ne sono ancora tante, non me le vado a leggere perché stiamo qua fino a domani, però diciamo che un bel po' c'è, nel senso. Ne hai voglia, Quindi ne hai da. a quella domanda di prima ho risposto in maniera molto sintetica perché sennò vi tengo fino a domani. No, no, hai fatto bene. Senti, adesso entriamo nelle ultime domande di cui allora Maurizio mi chiede, puoi chiedere di quando Nadal ha chiesto a Roma di allenarsi con lui? È vera? Di Nadal che ha chiesto di giocare con Matteo o con me? No, con te. No, in realtà diciamo che erano tutti quelli che dovevano giocare la finale contro Nadal, che hanno sempre chiesto di giocare con un mancino. Mi fa sì, ho giocato più volte contro, cioè contro, ho scaldato, in realtà anni prima Correggia che doveva giocare contro Rios, credo, poi Federer. Che doveva giocare contro Nadal, ho scaldato sì, Djokovic che doveva giocare contro anche lui contro Nadal, sì, svariate volte. È curioso quello, ecco, un piccolo aneddoto che forse fa gli Vai. appassionati interessano sempre tanto. Quando era il 2000, oddio, non mi ricordo, 2000, boh, 10, non lo so, vabbè. Ho dovuto scaldare Federer e mi ricordo che mentre stavo andando in campo gli dissi, pensa che l'ultimo anno che ho giocato giocammo contro qui a Roma in doppio. Gli stavo dicendo, ma tu ti ricordi? Non mi ha fatto neanche finire la frase e lui mi ha detto, certo, mi ricordo benissimo, io e Allegro contro te e Pesco. Abbiamo giocato su quel campo, mi ha fatto, era il campo, un campo di quelli, diciamo, non show court, e si ricordava incredibilmente con tutte le partite che ha fatto, con tutte le cose, insomma, si ricordava di questo doppio che giocammo nel 2004. Però Ah, erano ok. passati almeno 6-7 anni, erano passati, secondo me. Avrà una memoria di ferro. Allora, visto che abbiamo parlato di, tra virgolette, gossip e che tu hai fatto da sparring, cioè che riscaldavi. E siccome ieri avevamo il Roberto dell'Olivo che è un fotografo, adesso noi vorremmo sapere, ma è anche una sua domanda, perché io faccio sempre la domanda, come si chiamava, adesso lo condivido la schermata così la vedete anche voi, come si chiama il modello di questo cappello qui? Aia, aia. Perché siamo curiosi di sapere questo cappello da dove arriva. Allora, guarda, questo ne ho comprato uno l'anno scorso ad Auckland, in Nuova Zelanda, e credo sia proprio questo, solo che l'ho perso, lo sai? Sono davvero dispiaciuto, l'ho perso, ma ti dico, questo cappello lo utilizzo perché purtroppo ho un collo che ormai non so, è super sensibile al sole, per cui il cappello, ecco, classico come quello che ha Matteo, se mi metto quello e prendo il sole, mi viene subito l'eritema al collo. Ok? Quindi è proprio una cosa per una salvaguardia della salute. Non è, è un cappello particolare, vedi che ce l'aveva, non so se ti ricordi, Ivan Lendl giocava un po' con Sì, queste bravo, sì. sensibilità. Bravo, sì. Quel cappello adesso me ne sono comprati altri due. Uno l'ho preso a Koh Young, dove c'era un'esibizione prima di Melbourne, in questo circolo che poi ha ospitato per un'edizione gli Australian Open, quando si giocarono sull'erba. Ce l'ho, però insomma sono alla ricerca ancora di altri cappelli del genere per quando poi andrò al caldo, al sole, perché insomma mi aiuta, purtroppo poi tra l'altro qua non c'è più niente, quindi mi devo proteggere. Bisogna proteggersi. Senti, prima hai detto tre cose del tennis che mi sono piaciute, quindi conquistare spazio, rubare il tempo e semplicemente tirare dove non c'è l'avversario. Ma tre caratteristiche che deve avere il coach di adesso, cioè del futuro.
Coach del futuro, uno la rubo a Max Sartori perché pure a me piace un po' quello che fai te, nel senso quando sono a contatto con le persone mi piace intervistarle e chiedere come vedono loro il gioco piuttosto che cosa pensano riguardo a tante altre cose. Quindi una volta chiesi a Max Sartori, secondo lui, quale fosse insomma, una delle caratteristiche principali di un buon allenatore, e lui mi rispose il fatto di sapere ascoltare e credo che sia, la condivido appieno, quindi insomma gliela rubo, un po' diciamo piaceva anche a me, devo dire la verità. E un buon coach deve saper ascoltare, deve saper comunicare e deve saper scegliere bene i modi e i tempi degli interventi. Questo. Porca miseria, qua hai detto quasi gli assiomi della comunicazione perfetta, perché guarda, non so, lo giro, ma non so se si vede, là sul muro di casa mia c'è scritto ascolto attivo, quindi non solo le parole, ma tutto, i gesti, il tono di voce, non interrompere, sospensione del giudizio, che è la parte più difficile in assoluto, quindi sospendere il giudizio che abbiamo subito in una persona. E poi dire la verità senza ferire, secondo Ah, me. quello, sì. Vabbè, ma ce ne sono tante di caratteristiche, ecco, diciamo quello che noi facciamo, che mi piace, è che tutto quello che condividiamo e proponiamo a Matteo, a nostra volta, e a noi altri esponenti del team, cerchiamo di allenarci anche noi in quel momento su quella cosa, nel senso che se gli chiediamo di essere particolarmente paziente, di allenare la pazienza, anche noi ci forziamo e mettiamo l'attenzione su quella cosa, perché ovviamente l'attenzione va dove la metti, no? Per cui diciamo cerchiamo di essere in tutto e per tutto coerenti e di dare anche noi di allenarci anche noi per poter dare anche un buon esempio, no? Perché solitamente anche quando sei piccolo il maestro può essere un esempio e l'esempio si dà anche nel modo in cui uno fa le cose cioè non posso certo, si può fare tutto perché io posso chiedere benissimo, posso dire benissimo ai miei figli che fa male fumare e di non fumare, e poi magari se sono io che fumo è peggio per me. Però insomma, diciamo che l'esempio, cioè se chiedo loro di non fumare, sarebbe eccezionale se anch'io non fumassi. Sì, sono d'accordo. Un mio amico diceva che la coerenza è il mantenere una promessa, no? Quindi la coerenza. Senti, Vincenzo, io sapevo che andavamo lunghi, 19:49, siamo vicini al record di interviste, perché io ho iniziato queste serie di interviste dicendo, oh, faccio un'ora di intervista a tutti quanti e ciao, non ho mai fatto un'ora. E con Alberto Castellani abbiamo sforato le 2 ore, con Patrizio anche, con te siamo a 1:40, quindi ma lo sapevo. Però adesso è ora di cena, ho visto che un paio di persone sono uscite, quindi molto probabilmente si cominceranno a muoversi. Io, Vincenzo, ti ringrazio infinitamente per averci dato il tuo tempo. Domani abbiamo ospite Alessandro Mastroluca, che è stato il primo che ho intervistato della serie. Però, siccome che, come ti ho detto prima, non sapevo ancora usare questi strumenti, quella puntata non sono riuscita a registrarla, la sua e anche le 2 successive. E quindi ho promesso a loro tre, è una promessa che proprio ho fatto, ho detto guarda, le rifaccio perché siccome ho registrato tutte e le ho pubblicate tutte sul mio canale YouTube di Tennis Star, è giusto che anche le vostre siano pubblicate, quindi le rifaccio. Quindi domani ho di nuovo Alessandro Mastroluca, che penso che tu conosci, è giornalista di Super Tennis, ha scritto anche dei libri sul tennis. Che domanda gli faresti? Domanda, guarda, se, vabbè, quella che mi viene più facile è quali sono le tre caratteristiche che deve avere secondo lui un buon giornalista? Perché ovviamente cerchiamo di rubare dalla sua competenza, noi non siamo proprio ecco, giornalisti, quindi e da parte sua, magari possiamo chiedere anche secondo lui, ecco, la stessa domanda che mi hai fatto te a me, quali Vai. sono le caratteristiche di avere un buon allenatore. Però, insomma, ci interessa di più, almeno a me interessa di più la prima domanda, le tre caratteristiche principali
per essere per considerarsi un bravo giornalista. Ok, allora io poi dopo modificherò leggermente la tua seconda domanda, gli dirò, visto che ne hai visti tanti, quelli che erano più bravi, quali erano le tre cose che hai visto in comune? Ecco, la modificherò così. Allora, grazie ancora Vincenzo, ti ringrazio veramente tanto della tua disponibilità, come sempre, anzi oggi ho fatto 2 fogli e mezzo, quindi ho da scriverne. E poi ti girerò il link della puntata registrata, così se vuoi puoi anche rivederti o magari farla vedere a Matteo. E basta, io direi buona cena a tutti quanti, ci vediamo domani alle 18 come sempre qui con Alessandro Mastro Luca. La prossima settimana, anzi ve lo dico, domani siamo domenica, quindi domani sera vi arriverà la mail con il calendario di tutta la prossima settimana, così vi mando una mail sola all'inizio settimana e avete già tutti i link per registrarvi. La prossima settimana abbiamo nell'ordine, da lunedì, abbiamo Fabio Ferro, che è tester di materiali, corde, racchette, eccetera, Claudia Giovine, che è una giocatrice tuttora del circuito WTA, Federico Di Carlo, mental coach, Danilo Pizzorno, video analista top in Italia, Raffaele Tataranni, che ha sviluppato un software di match analysis, Erasmo Palma della WISP e Manuel Baroni, che è l'ideatore di Tennis in Vacanza, quindi parleremo di vacanze di tennis. Questo perché, come diceva Vincenzo, voglio intervistare proprio tutto il mondo del tennis a 360 gradi. Grazie Vincenzo, ti auguro una buona cena, a tutti voi e ci vediamo domani alle 18. Ciao a tutti, ciao ciao. Ciao Vincenzo. Ciao Riccardo, grazie.